facce ride. Meno Renzi? E come Nadal, parola del suo maestro di tennis Vincenzo Santopadre, Aniene, ha molta energia e tira bordate, l'alpinista Messner, anche lui ospite di Un giorno da pecora, parla del nuovo premier austriaco Kurz, voleva scalare con me ma gli ho detto no perché è un populista meno in montagna col Renzi. Meglio Gentiloni meno. PD, il maestro di tennis di Renzi, lui come Nadal, ha energia e vigore, ama tirare bordate, giochiamo alle 7 di mattina. Il Renzi tennista? Ha molta energia e vigore, come giocatore mi ricorda Rafa Nadal, è frizzante, pimpante, con tanta energia. A parlare è Vincenzo Santopadre, ex giocatore di tennis anche in Coppa Davis e attualmente maestro del segretario PD, che oggi è stato ospite del programma di Rai Radio 1 Un giorno da pecora, condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Quando vi siete visti l'ultima volta? Stamattina alle 7.30, per un'ora. Lui è molto mattiniero, era già molto sveglio, e una volta ci siamo visti addirittura alle 7. Che tipo di giocatore è? È molto attivo e preparato, facciamo un po' di tutto, sia tecnica che partitelle. Lui è un autodidatta. Qual è il suo punto forte? La testa. È molto attento, gioca molto meglio di dritto e ha qualche problema col rovescio, che fa sempre ad una mano. È un pallettaro o uno che va spesso a rete? È uno a cui piace spingere molto, ha detto Santopadre a Rai Radio 1, ogni tanto tira qualche bordata, tanto che oggi lo esortavo a pazientare di più senza tirar fuori tutta quella energia. Austria, l'alpinista Messner, ho detto no a Kurz che voleva scalare con me perché è un populista che ha fatto crescere la destra. Reinhold Messner e Sebastian Kurz, il nuovo premier austriaco leader della destra popolare. Ospite di Un giorno da pecora, su Rai Radio 1, il grande alpinista ha spiegato di non apprezzare affatto Kurz, il quale gli aveva fatto una richiesta precisa. Kurz l'ho visto una volta sola, lui voleva scalare con me ma mi sono rifiutato. Come mai? Perché con il suo lavoro di populismo ha fatto crescere la destra, e ora in Austria ci sarà forse un governo di destra-destra, che potrebbe portare l'Austria ai margini dell'accettabilità. Come mai? Kurz ha sempre parlato di chiudere il Brennero. Che per noi è un segno di libertà e di apertura verso l'Europa. Quindi non è voluto andare in montagna con lui perché ha idee politicamente diverse? Se mi metto in cordata con un politico di cui poi non accetto le dichiarazioni populiste cosa faccio? Se una persona deve venire in montagna come mi devo fidare, che difendo e che mi offre dei momenti positivi? Con la Merkel, ha concluso a Un giorno da pecora Rai Radio 1, non ho nessun problema. Governo, l'alpinista Messner, Gentiloni dovrebbe rifare il premier. Paolo Gentiloni dovrebbe fare ancora una volta, per un periodo, il premier. Così l'alpinista Reinhold Messner ha al programma di Rai Radio 1 Un giorno da pecora. Condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Con Matteo Renzi farebbe una cordata in montagna? Anche lui è bravo ma mi piace più Gentiloni. È una persona di cultura, molto credibile e stimata in tutto il mondo. Lei è stato a camminare in montagna con Maria Elena Boschi. È una persona incredibile, bravissima.
E con Berlusconi farebbe una salita in montagna? Meglio di no. Poi lui è abbastanza anziano e potrebbe avere dei problemi a scalare.